Allora, innanzitutto voglio fare un saluto all'amico Davide Catullo, che sta facendo il video Canzone Rosa Reale, e l'amica Immacolata, amica, quasi amica Immacolata c'era solo, che di ritorno da Pechino, da Pechino, sono Gianluca Attanasio, quello che riusciamo a mettere tutto il gruppo. Allora ragazzi, questo test all'università... No, allora, me l'ha fatto il test, lui lo deve fare e sta imparando qualcosa. Sì, no, allora, no, allora noi puntiamo tutti quanti sul nostro grande Davide Ratullo, poi c'è Imma, che comunque diciamo che Imma c'era solo, che poi vabbè, lei conosce tutte le risposte, tutto, infatti come potete vedere abbiamo un libro di scienze naturali di circa 8.000 pagine. Ovviamente noi siamo in questo momento, siamo tutti quanti in una smart, stiamo spiegando al nostro pargoletto Davide Natullo come superare il test psicattitudinale dell'Università di Scienze Motorie. Quindi vabbè ragazzi, per gli amici di YouTube facciamo già un saluto a tutti quanti e ci vediamo alle prossime Olimpiadi. Ciao ragazzi. Ciao. A tutti gli amici di YouTube, siamo nella Smart di Immacolata Cerasuolo, oro olimpico Atene 2004, finalista a Pechino. Allora, insieme ad Imma c'è Davide Natullo, come sempre, nostro inseparabile compagno, non di letto, ma compagno di nuoto, precisiamo bene questa cosa, di sport, ecco. Imma, allora, stasera cosa cucini di buono al tuo marito stasera che viene dalla Cemilia? Stasera c'è scritto la brace cinghiale, la maglia di tutti. Qual è il problema? Cosa che sta accorto? Ieri ho fatto la carne. Ragazzi, però vedete di parlare italiano, perché qua andiamo in mondovisione, perché su YouTube ci mancano tutti. Stasera non vorrei disturbarmi. Vabbè, ma io dopo che hai mangiato, cazzo. Senti Davide, invece tu che sei tornato dalle vacanze, da questa vacanza londinese, ti hai ripreso gli allenamenti? Infatti ha portato del tempo bruttissimo da Londra, cioè se guardate fuori. Ecco, qua c'è una panoramica qui a Napoli, pure all'università navale, come si può vedere nella macchina c'è acqua a tonnellate, non so come siamo entrati in tre. Questa mitica smart. Ma la macchina. Allora, Immacolata, vabbè, io sono sempre Gianluca Attanasio, con gli amici della canottiera di Napoli, Davide. Allora Davide, che ti mangi stasera di buono? Adesso una pizza. Ah, la faccio del bicarbonato. Sempre buona. Sì, ma invece tu quando ora hai fatto una sospensione per gli allenamenti, quindi noi speriamo di vederti presto in acqua con noi anche per fare un bagno, una nuotata. Ma in bagno sicuramente ti farà, ma a livello agonistico, signori miei. Allora ci racconti un pochettino di Pechino, com'era Pechino alle Olimpiadi? Non si può parlare adesso di Pechino, c'è da preparare per l'esame, tu. No, ma perché? No, io volevo sapere solo se com'era Pechino, se era bella, se la piscina e il cubo, com'era il cubo? Il cubo, non il libro, il cubo, com'era il cubo? Era bellissimo, però guarda nella camera, scusa, dici agli amici che ci guardano. Era bellissimo il cubo, andate a vedere il cubo e lo stadio che è uno spettacolo. La muraglia cinese com'è? 5 volte l'Italia la muraglia, per farmi sapere. Mamma, invece il tempio cinese, il tempio dei cieli, così viene chiamato perché è situato in alto, no? È stato fatto in 18 anni. Addirittura, cazzi parole, incredibile. Noi comunque abbiamo fatto tutti quanti il tifo per te, ma che sei stato a Pechino, io sono stato. Grazie ragazzi, voglio bene! Grazie! Ecco Davide, Imma, io invece sono stato incollato vicino a internet sul sito della Rai a vedere in diretta le gare della mia amica Immacolata Cerasuolo, che comunque non mi ha deluso, assolutamente no. Non ci ha deluso e diciamo che ha fatto il nuovo record europeo inarrivabile. Applausi! Grande applauso. Comunque ragazzi, continuate a seguirci, un saluto da Gianluca Attanasio, Davide Natullo. Vi faremo sapere se cosa di ammettere vi faremo sapere se noi atleti della canottiera di Napoli siamo stati ammessi all'università a Partenope per iniziare questa nuova avventura, va? Ok? Un saluto a tutti, ciao!